Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi mostro come realizzare un'altra scheda del libro dei lavoretti creativi. Vi faccio vedere brevemente le schede fatte fino ad ora. Allora, abbiamo fatto la porta dell'elfo, l'elfo, quindi abbiamo creato il nostro elfo, un pupazzo di neve. La ghirlanda natalizia che non ho qua perché non mi ci stava dentro nel libro perché è 3D, ma ve la faccio vedere velocemente. Eccola qua. E ora, ah no, abbiamo fatto anche i segnalibri natalizi, scusate. Le palline di Natale, che queste possono essere anche plastificate appese all'albero oppure possono essere usate come bigliettini natalizi. E ora andiamo a fare l'albero di Natale con i cerchi. Vedete già il risultato finale qua in alto. Il libro vi ricordo che lo trovate in vendita su Amazon scrivendo nella lentina di ricerca Irene Marzi Elfo. Allora, quello è il libro, diciamo, buono. Questo invece è il libro che uso e che sto appunto ritagliando. Perché? Perché questi libri dei lavoretti sono volutamente fatti per essere manipolati, ritagliati, stropicciati dai bambini. Quindi deve essere un libro proprio vissuto. Motivo per cui ci sono queste schede che sono 25 da colorare, ritagliare e incollare. Vi ricordo che trovate tutti i miei libri in vendita su Amazon, che ormai ce ne sono tantissimi, e li trovate scrivendo nella lentina di ricerca di Amazon Irene Marzi Libri. Oltre a questo dell'elfo, un buon regalo di Natale può essere anche Mamma colora lo stress, che lo trovate scrivendo nella lentina di ricerca Irene Marzi Mamma. Si tratta di 25 frasi ironiche che tutte le mamme che a tutte le mamme generano stress, come ad esempio, che so, calzini spaiati, il gruppo WhatsApp delle mamme, quando ti chiamano mamma, 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 ecco e così via. Sono 25 scritte da colorare per rilassarsi, come dice il titolo del libro, Mamma colora lo stress. Nel frattempo io sto andando avanti a ritagliare la mia scheda che ho preventivamente come si dice, colorato per farvela trovare già pronta. Adesso vi faccio anche vedere una cosa bellissima che ho trovato, un astuccio. Non so dove l'ho visto, ma quando l'ho visto è stato amore a prima vista. Mi interrompo un attimo, ve lo devo far vedere perché è proprio bellissimo. Vi può sembrare un astuccio normale e invece no. Sta in piedi da solo, quindi è di una comodità disarmante. E è fatto, vabbè, a forma di gatto, poi lo trovate di varie tipologie. Mi è piaciuto subito e non ho resistito, ho dovuto acquistarlo. Ecco questo per intrattenervi un po', intanto che ritaglio i miei cerchiolini. Come vi dicevo, questa scheda, la scheda numero 7, serve per creare quindi un albero di Natale con i cerchi. Abbiamo visto all'inizio del video alcune schede, vi ricordo che le schede in totale sono 25, quindi servono per creare 25 lavoretti con i bambini. Tutte le schede mi sono state suggerite dall'elfo di Natale e il libro può arrivare tutto insieme, può arrivare ad esempio una scheda a una o più schede al giorno come scherzetto, diciamo, da parte dell'elfo, oppure può essere utilizzato anche come un calendario della avvento. Quindi una scheda al giorno fino a Natale per riempire la casa di decorazioni natalizie. Vi ricordo anche che c'è l'altro libro, il calendario dell'avvento creativo, sempre su Amazon, dove non si tratta di schede per fare lavoretti, ma si tratta di attività. Quindi trovate ad esempio la ricetta della pasta modellabile, come si fanno qualche idea per fare dei timbri con le patate, come fare dei fiocchi di neve con i fondi delle bottiglie. Insomma, ci sono un po' di idee super riciclose. Nel frattempo che chiacchiero, come vedete, vado avanti a lavorare. Ecco, vi dico che sono stata un po' latitante in questi giorni perché mi sono entrate delle collaborazioni molto molto interessanti per fare diversi video tutorial e poi una di cui vi parlerò a brevissimo con una rivista per bambini dove mi è stata affidata questa rubrica di fai da te di cui vi parlerò prestissimo e sono molto molto felice.
Allora, abbiamo creato i nostri cerchiolini. Purtroppo, vabbè, verde con lo sfondo verde magari non rende tantissimo, ma vediamo se ho un foglio bianco. Sì, ecco, magari lo metto sotto così tanto è più chiaro lo sfondo. Lo so che devo prepararmelo prima, ma me ne sono accorta adesso. meglio tardi che mai. Allora, come vi ho sempre detto, dove vedete le linee tratteggiate si piega. Allora, in questo caso, come potete vedere, i cerchi del nostro alberello sono tutti di dimensioni diverse. Quindi si piegano e cercate di mantenere, cioè cercate, vanno mantenute le dimensioni, quindi dal più piccolo fino ad arrivare al più grande. Io ad esempio li ho anche colorati di due verdi diversi, così mi piaceva questa idea. Poi, adesso vi svelo già il segreto, vedete? Si andranno ad incollare in questo modo, così. Quindi potete partire ad esempio dai più piccoli oppure anche dai più grandi. Allora, dipende un po' da come vi piace. Io per comodità inizierò dai più piccoli. Quindi un pochino di colla, piego e metto il mio cerchiolino per creare l'albero di Natale. Vi ricordo che stiamo vedendo come utilizzare la scheda numero 7 del libro dei lavoretti creativi di Natale. La mettiamo sotto. No. Sa che l'altra volta ero partita da quelli più, da questi forse, perché per essere l'autrice del libro non ricordarsi come l'ho fatto. Fermi tutti. Niente, però così, ecco come l'avevo fatto. Allora, si incollano dopo, portate pazienza, ma l'ho fatto talmente tanto tempo fa che anch'io a volte non mi ricordo le cose, ma non c'è problema, sistemiamo tutto. Allora, prima si incollano tra di loro e dopo si incollano al tronco. Scusate, ma voglio essere sincera, penso che lascerò questo video, lo potrei tranquillamente tagliare per farvi vedere che queste cose non succedono mai, ma invece penso che lo lascerò per farvi vedere che anche i migliori a volte possono sbagliare. Come in questo caso, errore su errore, veramente oggi non ne veniamo fuori, stavo anche sbagliando le dimensioni dei due cerchietti, veramente oggi non ci siamo. Allora, per ritornare a noi, come vi dicevo, lo lascerò per mea culpa, così da farvi vedere che anch'io sbaglio, e ahimè sbaglio molto molto spesso, e che non mi ricordo neanche le cose che faccio, quindi vabbè, ma quello è per colpa dell'età. Spero che apprezzerete insomma questa cosa. Allora, il nostro alberello, quindi, non vanno attaccate sul tronco, ma vanno prima piegati, poi incollati uno sopra l'altro in questo modo, e poi a questo punto vanno incollati sopra l'alberello per creare l'albero di Natale. Però vedete che valeva la pena, nonostante l'errore, aspettare, perché il risultato finale è molto bello. Tra l'altro mi sta venendo anche la preoccupazione, perché sto anche già lavorando al libro di Halloween, perché mi sono venute in mente delle schede e spero poi di ricordarmi come si fanno, perché se penso che deve aspettare ancora un anno e non mi ricordavo neanche più come si faceva questo, adesso spero insomma di riuscire a fare qualcosa per sta memoria. Ecco qua, e qui ci mettiamo la stellina. Voilà. Adesso è giusto e posso farvelo vedere bene. Ok, ce l'abbiamo fatta, nonostante la fatica iniziale, ma direi che ne valeva la pena. Quindi questo è il risultato finale. Scusatemi ancora per l'inconveniente, però come vi dicevo, preferisco farvi vedere che anch'io sbaglio invece di fare dei tagli alla fine inutili. Allora, altro suggerimento che vi do: questi sono dei pezzettini di gomma crepla che mi sono avanzati da lavorazioni precedenti. Io ne faccio dei
delle forme, diciamo, perché non sono né rettangoli né quadrati, ma dei rombi in realtà, e vado ad incollarli al mio alberello per fare le decorazioni. Quindi può essere un'idea, se avete della gomma crepla, degli scarti di gomma crepla, in questo caso glitterati, ma va bene qualunque cosa, oppure degli scarti anche di carta colorata, può essere un'idea quella di riciclarli per fare queste decorazioni. Vedete come sono carini. Allora, mettiamo anche un po' di blu. Quindi vi ricordo che stiamo facendo la scheda numero 7 del libro dei lavoretti creativi di Natale dell'Elfo, che lo trovate in vendita su Amazon scrivendo nella lentina di ricerca Irene Marzi Elfo. Ecco qua, abbiamo quasi finito, metterò ancora un pezzettino giusto per dargli un po' di colore e poi direi che il mio alberello, questo lo stacco, lo metto un po' più in qua, così vado a mettere anche un pezzettino di fucsia. Direi che il mio alberello è finito e questo è il risultato finale. Vi faccio rivedere brevemente la scheda iniziale. Vedete l'importanza anche di fare i video, se neanche io mi ricordo come si fanno, figuriamoci, andiamo bene. Allora, questo è l'albero con i cerchi, questo è il risultato finale e questo, eccolo qua, come si fa. Spero di avervi quantomeno divertito e vi aspetto con il prossimo video, la prossima volta, prossimamente, appena riesco. Per oggi è tutto, vi ricordo di seguirmi su YouTube e di iscrivervi anche al mio canale attivando la campanellina per non perdere i video. Nuovi che ne arriveranno di bellissimi. Per oggi è tutto, vi saluto, ciao ciao, alla prossima.